Avete la lingua. Allora, noi insieme a l'EUDI, l'Unione Europea di Sordi, stiamo guardando, stiamo studiando quelli che sono i diritti delle persone con disabilità. L'Italia ha già ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, già da tanto. Noi, quindi io e Florian, e anche i nostri consiglieri, tutti insieme, stiamo cercando di fare in modo che queste lingue vengano riconosciute dappertutto in tutto il mondo per i bambini, per i diritti dei bambini sordi, perché loro devono avere una lingua. E quale lingua devono avere? Innanzitutto devono avere la lingua scritta e la lingua dei segni, ma no, non solo questo. No, perché no, però adesso... Le autorità di solito si concentrano sull'aspetto medico, sul problema che può essere il non udire come conseguenza dello sviluppo, delle difficoltà di sviluppo che hanno i bambini, ma in questo modo non ci aiutano, non aiutano noi i nostri bambini, e questa è una grande difficoltà. Noi come WFD stiamo lavorando affinché le lingue dei segni vengano riconosciute ed utilizzate con i bambini sordi, prima di tutto, questo sia in Italia che in tutto il mondo, non solo qui in Italia. Il vicepresidente del WFD in questo momento è a Hong Kong. E a Hong Kong l'approvazione di questa lingua migliorerà la qualità della vita di ciascuno di voi. Sapete qual è la cosa più importante? Il bilinguismo. Attenzione, bilinguismo ha un significato molto importante. Le due lingue devono essere alla pari, allo stesso livello. Perché voi sordi sapete che l'inglese è la vostra lingua, siete consapevoli di questo. Bisognerà chiedere appunto innanzitutto al governo il riconoscimento di questa lingua, perché poi potremo veramente fare tanto, tanto, e voi stessi potrete. Grazie. Adesso abbiamo Maurizio Scarpa e la pallina rossa. Dava la macchina più che altro. Adesso abbiamo una corda lunga 4 metri. Vediamo un po'. Via.